Bene, sono le 11 e 2 minuti, possiamo iniziare. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e benvenuti. I'm feeling like to give also a warm welcome to the few foreigners which are present in this room. I will continue my speech in Italian, I'm sorry for that. I'm not so sorry for that, I'm sorry for the foreigners. But I believe that after a couple of years spent in this beautiful town, you will probably have learned a little bit of Italian, sufficiently to follow the short speech that I want to do. E quindi torno alla lingua madre, dantesca. È un grande giorno questo. Lo è stato l'anno scorso quando per la prima volta questo Ateneo ha voluto iniziare questa tradizione del Graduation Day. Graduation Day è un giorno di festa, un giorno in cui festeggiamo noi docenti assieme ai neodottori di ricerca la fine di una carriera scolastico barra di ricerca e l'inizio di una altrettanto splendida, sperabilmente, carriera nel mondo produttivo, nel mondo culturale. Particolarmente in questo giorno abbiamo pensato di abbinare questo momento al conferimento di una laurea honoris causa. E come vedrete dalle cose che vi dirò, non vi tedio più di tanto. Il tema della laurea honoris causa che conferiamo oggi, più tardi, a Lamberto Zannier è molto legato al concetto di dottore di ricerca, che tra l'altro oramai da parecchi anni il titolo si chiama PhD, quindi dottore in filosofia, philosophical doctor, che sostanzialmente vuole essere ed è un ponte verso l'internazionalizzazione e quello che è di più concreto di internazionale che abbiamo in questo momento, che è l'Europa. Quindi di fatto parleremo di Europa e in maniera leggermente diversa, probabilmente con dei connotati, con delle sfumature diverse, sia in questa mia introduzione che poi nella culmine della cerimonia della laurea honoris causa. Mi concentro in questa fase, in questo momento, sul significato del Graduation Day, fortemente voluto da questa amministrazione, non tanto per l'aspetto simbolico, ma quanto per il messaggio che voglio in prima persona veicolare ai nuovi dottori di ricerca, ma al contempo anche ai colleghi docenti, al personale tecnico amministrativo e, perché no, a tutti gli studenti dell'Università di Trieste. Il messaggio è che il terzo livello della didattica, cioè il dottorato di ricerca, è, io spesso lo definisco la linea del Piave di una università che vuole fare di ricerca e didattica integrata la sua bandiera. Rinunciare o inaridire il dottorato di ricerca significa perdere proprio quella capacità di trasferimento del sapere, della scienza, all'interno della società. Questo perché? E questo semplicemente perché, per come sta andando il mondo in questi ultimi anni e con la velocità con la quale il mondo si sta muovendo, l'Europa ha bisogno di una classe dirigente molto competente, molto preparata, capace di gestire problematiche complesse, normalmente multidisciplinari, in cui l'integrazione dei saperi risulta fondamentale. Non è pensabile che anche il miglior medico o il miglior ingegnere o il miglior chimico possa affrontare e risolvere le problematiche più importanti che il mondo, e parlo di un discorso globale ovviamente, avrà di fronte.
Bene, per poter lavorare in quest'ottica e per poter quindi affrontare queste problematiche c'è bisogno di un'apertura mentale che solo persone intelligenti, abituate a lavorare in team e abituate a coniugare la parte teorica con la parte applicativa possono fare. Quindi di fatto quello che stiamo facendo, quello che abbiamo tentato di fare con voi dotati di cappellino, anzi di tocco, mi complimento con tutti voi, mi complimenterò diverse volte oggi, ma vorrei veramente stringervi la mano uno ad uno, lo faremo dopo però, adesso un'altra cosa da fare. E voi siete la classe dirigente europea, di questo ce ne rendiamo conto, la classe dirigente del domani. Dico europea con un pizzico di vanteria e anche con un po' di tristezza, perché mi piacerebbe poter dire che voi sarete la classe dirigente italiana. Il problema però è che forse questo paese non ha ancora ben capito l'importanza di quella che è l'alta formazione, l'importanza di quello che è l'inserimento di intelligenze come le vostre nel nostro sistema produttivo, nel nostro sistema culturale, nel nostro sistema dirigenziale. Gran parte dei nostri dottori di ricerca, ahimè, trovano delle occupazioni e delle carriere splendide all'estero. Questo è un qualcosa che qualcuno prima o poi dovrà affrontare, ma non a parole, non semplicemente facendo delle dichiarazioni di intenti, ma con dei fatti concreti. Dicevo che il dottorato di ricerca è, io l'ho definita la linea del Piave. È la linea del Piave perché definisce la differenza tra quella che è un'università in cui si fa ricerca e si trasferisce ricerca sulla didattica rispetto ad una università dove sostanzialmente si fa solo didattica. Noi, l'Università di Trieste, è vista dall'esterno come un'università di ricerca. Ce lo dicono le classifiche, ce lo dicono i ranking, ce lo dice chi ci osserva dall'esterno, ce lo dice anche il fatto che l'Università di Trieste, assieme alla Sissa, vive in questo splendido angolo di mondo che è il sistema della ricerca triestino, della provincia di Trieste. Quindi mi sento di dire che l'Università di Trieste è un fornitore di talenti per questo sistema, che cerca di fare il possibile per acquisirli, però, come ho detto in precedenza, spesso noi lavoriamo, produciamo degli elementi eccellenti che vanno poi ad alimentare i PIL di paesi che sono amici europei, ma non sono i paesi che hanno investito pur poco, ma hanno investito nel sistema della ricerca. L'ultimo aspetto che volevo toccare riguarda il trasferimento della conoscenza, e notate che sto parlando di trasferimento della conoscenza, non della scienza, perché di fatto quando uno arriva come voi ad avere un PhD in mano, ha già un'impostazione molto trasversale, ragazze e ragazzi, e quindi è in grado di portare nel mondo produttivo, nel mondo culturale, il sapere, su tutti i settori. Questo è il ruolo del dottore di ricerca, a mio avviso. La missione del dottore di ricerca dovrebbe essere quella di creare la società dei valori, che è quello che l'Europa si aspetta di avere. Attraverso quali valori specifici, che noi spero siamo riusciti tutti noi, i vostri supervisori, il collegio dei docenti, a passarvi? Sono tre cose che io ripeto spesso, ma che voglio dirle a voi tutti, ragazze e ragazzi. Noi italiani, in particolare in questa regione, siamo
siamo apprezzati all'estero in Italia per tante cose, ma più di tutte ci viene riconosciuto il fatto che siamo densi di cultura, più di 2000 anni di storia non si cancellano in un attimo. Abbiamo curiosità, e la curiosità nella scienza, ma anche nella cultura, sapete che è l'arma. A volte può essere anche pericolosa, ma è l'arma. Quindi spero che i vostri supervisori vi abbiano passato il concetto di essere curiosi. E il terzo elemento è la creatività. Anche questo è un elemento tipico dell'italiano, tipico di questa regione. Se a questi tre elementi aggiungiamo anche la competenza, che sono certo siete riusciti ad ottenere vivendo in questi anni l'Università di Trieste, beh, allora il gioco è fatto e quindi vi si apre una radiosa carriera futura. E questo era il mio indirizzo di saluto ai dottorandi, anzi scusatemi, ai neodottori di ricerca, perché gli esami sono tutti finiti, quindi siete tutti qui rilassati, tranquilli, non dovete presentare nulla, la tesi è stata consegnata, vero? Sì? Certo. Ma siamo qui anche per un altro motivo, siamo qui per il conferimento della laurea honoris causa in scienze internazionali e diplomatiche al dottor Lamberto Zanier. E c'è un rapporto, no, tra i due eventi, cioè la laurea honoris causa e il PhD, il graduation day. E il minimo comune denominatore delle due cose, almeno io lo vedo, nell'internazionalizzazione nell'Europa. Ho già spiegato che cosa stiamo facendo per questo territorio, per l'Europa. L'Università di Trieste è sempre stata caratterizzata da un forte spirito di internazionalizzazione, che certamente si estrinseca attraverso un'attività scientifica, un'attività di disseminazione di cultura e di scienza e di conoscenza all'estero, ma anche attraverso la creazione, e mi riferisco in particolare proprio al corso di studi di scienze internazionali e diplomatiche, di quello che è assolutamente necessario per un paese, cioè dei diplomatici che siano all'altezza della situazione. E credetemi, io ne ho conosciuti tanti e ne conosco tanti, alcuni sono anche presenti in sala, e posso affermare che i diplomatici italiani sono, non dovete vergognarvi, ma sono di gran lunga superiori a molti diplomatici di altri paesi. Di nuovo, perché? Per questa sensibilità, per questo modo di gestire anche le problematiche più difficili, che è tipico dell'italiano. L'italiano ci mette creatività, cultura in tutto quello che fa. E qui l'Europa, la necessità di ragionare in termini di internazionalizzazione e di Europa mi fa venire in mente una cosa che spesso è sottaciuta o forse dimenticata. La prima università mondiale è stata l'Università di Bologna, la seconda è stata l'Università di Praga, poi dopo sono state tante altre, poi è arrivata anche Padova. Bene, fin da quei tempi lì, per gli universitari, che fossero docenti, che fossero studenti, non c'erano confini, non c'erano barriere. Il sapere si è sempre spostato e non c'era bisogno di passaporti. Nessuno ha costruito muri, nessuno ha messo filo spinati alla scienza, ma non solo alla scienza, ma neanche agli scienziati. Io sono assolutamente consapevole di questo, non so quanti altri lo siano, e di questo abbiamo anche delle testimonianze importanti, interessanti. Oggi basti pensare al progetto Sesame, in cui israeliani, giordani, iraniani,
Arabi Sauditi stanno lavorando assieme ad un progetto, guarda caso, scientifico di un acceleratore di particelle nei paesi arabi. Basta pensare ai rapporti che recentemente sono stati siglati tra l'Iran e gli Stati Uniti. Beh, tutti quei rapporti sono iniziati, guarda un po', all'ICTP. Non tanto distante da qui. La scienza come capacità di far dialogare paesi che se no non avrebbero nemmeno l'opportunità di parlarsi, perché il pensiero scientifico, la metodologia scientifica di qualunque scienza e di qualunque studio stiamo parlando, non si ferma ai fili spinati e non si ferma ai muri che adesso, ahimè, cerchiamo di costruire. La scienza quindi come veicolo di pace. Ecco, con queste considerazioni io vi lascio, sono stato forse qualche minuto in più di quanto dovevo, però credetemi, e mi torno a rivolgere ai ragazzi e alle ragazze, credetemi che quello che vi ho detto prima e che tornerò a dirvi poi quando chiuderò questa cerimonia viene dal cuore. Ricordatevi che quello che state facendo in questi giorni, il punto d'arrivo della vostra carriera, sicuramente avete dei sogni, io la vostra età li avevo, i miei figli li hanno, quindi ce li avete anche voi, cercate di andare più determinati e testardi possibile a cercare di coronare i vostri sogni. A questo punto io mi fermo e do la parola all'autorità per un indirizzo di saluto. Grazie ancora di essere qui. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie ovviamente per l'invito al quale non ho voluto mancare, anche perché devo ringraziare in particolare il magnifico rettore Fermeglia, perché, come dire, ha messo insieme questi due eventi apparentemente distanti, no? Venendo qua questa mattina pensavo che appunto mi sarei trovata davanti a una sala piena di ragazzi, di giovani che oggi festeggiano giustamente un percorso di studi importante, ma al tempo stesso ovviamente ci troviamo davanti a un personaggio, come dire, rappresentativo di quello che noi pensiamo essere un impegno accademico che, conclusa l'attività accademica, invece si spende nella nostra società in un mondo, come lo definiva prima il magnifico rettore, estremamente complesso, che ha bisogno di tante competenze. Ecco, io che sono nata, diciamo così, in un'area umanistica, riconosco oggi che il grande passo che è stato fatto a livello accademico rispetto ai miei tempi è stato proprio quello di far dialogare l'area scientifica e l'area umanistica, che credo sia il punto di riferimento fondamentale per un tipo di cultura che oggi deve affrontare tematiche appunto complesse. Ecco, mi sembra che il dottor Zanier, scorrevo velocemente il suo curriculum, sia un modello, un punto di riferimento per tutti voi, proprio perché i temi che il dottor Zanier, partendo e lasciando questa università, ha affrontato con una carriera indubbiamente prestigiosa e brillante, possono essere anche letti in quest'ottica di cui vi parlavo prima, di un'integrazione tra competenze scientifiche, si parla appunto, il dottor Zanier si è occupato in particolare dei temi della sicurezza, della prevenzione dei conflitti, no? Prevenzione dei conflitti, rispetto ai quali ovviamente è necessaria non solo una competenza professionale tematica, ma anche, credo, una straordinaria sensibilità, no? Il negoziato, no? Si parla molto dei negoziati come strumento di mediazione, credo sia sia uno strumento che richiede competenze estremamente articolate, complesse e integrate. Ecco. Quindi complimenti a voi ovviamente a questa grande festa e vi auguro naturalmente una vita di successi professionali e naturalmente complimenti al dottor Zanier che ha voluto, diciamo così, abbinare la sua presenza proprio a questo riconoscimento che oggi voi riceverete. Grazie.
Buongiorno a tutti, sono davvero onorata di portare i saluti dell'amministrazione comunale oggi, soprattutto un grandissimo in bocca al lupo a voi, che iniziate oggi il vostro percorso, ve lo auguro di tutto cuore, nel mondo del lavoro, e vi auguro di portare sempre nel cuore gli studi che avete fatto in queste terre, in questa città, in queste terre di confine che con tanta difficoltà, con tanta complessità, con grandi dolori e sofferenze, però stanno cercando di trasformare il confine in un'opportunità, in una risorsa. Questo è il grande portato culturale, sociale, anche di studi, di ricerca, che anche grazie all'opera che stiamo facendo nelle università di questa città e di questa regione stiamo cercando di portare avanti. È il più grande augurio che vi posso fare. Ha ragione Maurizio Fermeglia. Dobbiamo essere cittadini italiani che vanno a giocare con forza la nostra cittadinanza italiana e il nostro orgoglio di essere italiani all'interno di un contesto europeo. Come ha fatto in più di 30 anni di attività, quale rappresentante del nostro paese, Lamberto Zanier, è veramente aver unito in questa giornata anche il riconoscimento, la laurea magistrale ad honorem al dottor Lamberto Zanier, credo che sia veramente un grandissimo auspicio e una persona di grande esempio nell'aver rappresentato con orgoglio il fatto di essere cittadino italiano, di aver rappresentato il nostro paese in importantissimi consessi internazionali. Quindi davvero il mio augurio è che con orgoglio portiate un pezzettino di Trieste, di Friuli Venezia Giulia, il nostro essere luogo di confine, ma vivendolo come grande opportunità e risorsa, all'interno di tutti i luoghi in cui saprete giocarvi con grande orgoglio, competenza e professionalità il vostro presente e il vostro futuro. Buongiorno a tutti, magnifico rettore, dottorati di ricerca, ambasciatore Lamberto Zanier, è un piacere portare il saluto della comunità regionale rappresentata dal Consiglio regionale, a cui associo ovviamente saluto anche della Presidente Serracchiani che è impegnata fuori regione quest'oggi. È una giornata, se vogliamo, di conferme, la conferma con appunto la proclamazione dei dottori di ricerca di questa grande industria, se la possiamo chiamare così, che appartiene a questa regione dell'industria, della formazione e della ricerca. Siamo una regione nei quali gli enti di formazione, le università, gli enti di ricerca eccellono per numero, per competenza e per capacità di formazione. I nostri laureati, i nostri dottori di ricerca, i nostri ricercatori sono considerati una eccellenza e la regione per numero di ricercatori, lo ricordiamo sempre, rappresenta una delle più alte percentuali di rapporto tra popolazione e ricercatori. E questo sicuramente un tema importante, un tema di sfida per il futuro, è stato ricordato, di sfida per quei risultati che tutti noi siamo impegnati come comunità a ricercare nella dimensione del domani, dello sviluppo e delle opportunità soprattutto per voi giovani che sappiamo bene oggi iniziano un percorso ancora più impegnativo, quello dopo lo studio, la formazione, quello dell'attività, quello della disponibilità, della messa a disposizione del proprio sapere verso chi deve utilizzare questo sapere per costruire appunto una società del futuro. E l'augurio che faceva il magnifico rettore, cioè che questo possa essere messo a disposizione della comunità regionale innanzitutto e nazionale, poi magari anche nell'impegno internazionale, come poi è stato per il dottor Zanier, il quale figlio di questa terra ha saputo ovviamente laurearsi in questa università e portare la propria missione, il proprio impegno nel mondo, sempre facendo esaltare quella che è la terra di origine, la propria opportunità di ricordare quella che era la comunità dalla quale proveniva, è sicuramente un dato importante per la nostra regione. Siamo in un momento in cui è richiesta capacità di innovazione, capacità di proposta, capacità di sfida, capacità di immaginare un futuro e solo ovviamente i giovani e soprattutto i giovani come voi possono assumersi questa importante missione, con l'augurio che ci sia una società e una disponibilità a ricevere questo contributo, a ricevere questo impulso.
Complimenti quindi a tutti voi da parte della comunità regionale, del Consiglio regionale in primis che rappresento qui, e complimenti ovviamente a Lamberto Zanier, che ha saputo con una carriera importante rappresentare in un campo fondamentale, e oggi oggi possiamo accogliere quanto grande sia quella della cooperazione e dello sviluppo economico, due termini che associano in sé quello che dovrebbe essere un obiettivo prioritario, proprio quello che rappresentano le istituzioni e rappresentano ovviamente l'azione delle istituzioni nel mondo, saper condividere e cooperare in una logica di questione dello sviluppo comune, di uno sviluppo che avvenga nella pace, nel rispetto e nella solidarietà reciproca. È chiaro che oggi viviamo forse il risultato di azioni che non hanno tenuto sempre conto questa dimensione, per cui fenomeni come quelli dei migranti, fenomeni come quelli delle grandi difficoltà che attorno nel mondo, anche vicino a noi, si manifestano, forse ecco, avrebbero richiesto tanti Lamberto Zanier presenti e tante presenze così importanti ed autorevoli a gestire processi di pacificazione e processi di sviluppo. In questo senso quindi bene ha fatto l'Università di Trieste a riconoscerne il ruolo, a riconoscere la funzione, a riconoscerne i meriti. Auguri e complimenti per questo. Buongiorno, do lettura alla motivazione. In data 9 aprile 2015 il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali ha deliberato la proposta di conferimento della laurea honoris causa a Lamberto Zanier con la seguente motivazione. Lamberto Zanier, nato nel 1954, si è laureato in giurisprudenza all'Università di Trieste nel 1976, discutendo una tesi in diritto internazionale con il professor Giorgio Conetti, specializzandosi poi in relazioni internazionali presso la SIOI di Roma. Nel 1978 accede per concorso al Ministero degli Esteri. È da diversi anni un eminente funzionario internazionale di nazionalità italiana, dando lustro alla diplomazia italiana ma anche alla sua regione d'origine, il Friuli Venezia Giulia. Dopo aver acquisito nel corso degli anni Ottanta una vasta esperienza come negoziatore nel campo del controllo degli armamenti nucleari e convenzionali, nel 1991 entra a far parte del segretariato dell'Alleanza Atlantica a Bruxelles, come capo del Dipartimento che si occupa di disarmo, non proliferazione e cooperazione in materia di sicurezza, seguendo in particolare la trasformazione della NATO attraverso il crescente impegno in missioni di pace. Dal 1997 al 1999 presiede a Vienna il negoziato Est-Ovest sul nuovo trattato per la riduzione delle forze armate convenzionali in Europa, che verrà solennemente sottoscritto al vertice paneuropeo di Istanbul nel novembre del 1999. Dal 2002 al 2006 è direttore del Centro per la Prevenzione dei Conflitti, seconda carica in seno all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, OSCE, sempre a Vienna, e responsabile, fra l'altro, della gestione di 20 missioni nei paesi balcanici e dell'ex Unione Sovietica, missioni attive nella prevenzione di conflitti e nella stabilizzazione post-conflitto. Rientrato al Ministero degli Esteri, gli viene assegnato l'incarico di coordinatore per la politica europea di sicurezza e difesa. Nel 2008 viene prescelto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite come suo rappresentante speciale e capo della missione delle Nazioni Unite in Kosovo. In quella delicatissima fase, che coincide con il primo triennio del Kosovo indipendente, Zanier ha saputo governare in modo esemplare il monitoring internazionale e i difficili rapporti fra maggioranza albanese e minoranza serba, riuscendo a prevenire nuove esplosioni di violenza e ridurre le tensioni. Il prestigio così acquisito e il ricordo della direzione equilibrata ed efficace del Conflict Prevention Center ha nel 2011 fatto convergere su di lui le preferenze delle delegazioni dei 56 governi per la designazione del nuovo segretario generale dell'OSCE, nonostante il fatto che fra le quattro personalità che avevano ricoperto quella carica figurasse già un diplomatico italiano. Dal 2011 a oggi l'ambasciatore Zanier ha notevolmente rafforzato la visibilità dell'organizzazione sulla scena internazionale e l'autorevolezza della figura del segretario generale.
Un significativo risultato è l'affidamento all'OSCE della missione incaricata di prevenire una ripresa del conflitto armato in Ucraina tramite osservatori. Come leader dell'Organizzazione regionale di sicurezza per l'area euroatlantica in senso lato da Vancouver a Vladivostok, è responsabile di una delle più significative operazioni di peace building del nostro tempo, sotto la bandiera delle Nazioni Unite. La rilevanza del ruolo ricoperto appare confermata dal premio Ivar von Kleist Award, conferito allo stesso Zannier quale riconoscimento del ruolo dell'OSCE nel contesto della crisi in Ucraina, nel corso dell'ultima edizione della conferenza sulla sicurezza di Monaco nel febbraio 2015. Alle doti di uomo di azione, organizzatore e negoziatore, l'ambasciatore Zannier unisce una spiccata propensione alla riflessione politica e un vivo interesse alla didattica e al dialogo con gli studenti, dimostrato anche in occasione di conferenze e seminari che ha svolto con successo presso i corsi di scienze internazionali e diplomatiche. I meriti acquisiti da Lamberto Zannier per la pace e la sicurezza internazionale e per il ruolo dell'Italia nelle relazioni internazionali giustificano dunque la proposta di conferimento di una laurea honoris causa in scienze internazionali e diplomatiche per l'ampia e riconosciuta fama di singolare competenza ed esperienza scientifica e professionale negli ambiti disciplinari delle relazioni e del diritto internazionale, particolarmente significativi per il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e per il corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche. Buongiorno e bentrovati a voi dottorati e ovviamente al nostro caro ospite. Magnifico rettore, autorità, colleghi, studenti, gentili signore e signori, ringrazio per la fiducia che mi è stata concessa dall'Università di Trieste, attribuendomi l'onore di redigere la laudatio per la laurea honoris causa che ci accingiamo a conferire. Il titolo di questa breve allocuzione potrebbe essere «Un uomo al centro della gestione dei conflitti moderni, dal disarmo alle minacce transnazionali». L'ambasciatore Lamberto Zannier, segretario generale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, OSCE, questo è l'acronimo, è un diplomatico italiano, la cui carriera si è sviluppata all'insegna della gestione dei conflitti, a partire dall'impegno per il disarmo e il controllo degli armamenti durante la Guerra Fredda, per arrivare alle sfide imposte alla comunità internazionale dai conflitti intrastati, dal terrorismo, dai cambiamenti climatici. Il percorso professionale dell'ambasciatore Lamberto Zannier si identifica con un filo conduttore caratterizzato da una motivazione intrinseca, la ricerca della pace, non come proclama di fede ideale o ideologica, ma come costante di comportamento, coerente con i propositi di un percorso formativo solido. Questo percorso inizia proprio qui, a Trieste, fra queste mura per noi domestiche, dove il giovane corregionale Lamberto Zannier si laurea in diritto internazionale sotto la magistrale guida del professor Conetti. L'accesso alla carriera diplomatica segue quasi immediatamente la laurea conseguita nel 1976. Sono 40 anni, caro Lamberto. Dopo un anno a Roma, Zannier viene designato ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, dove nel 1979 contribuisce all'apertura dell'ambasciata d'Italia. È l'inizio di un crescendo di incarichi internazionali, sempre complessi, che ben presto si instradano chiaramente verso il tema della risoluzione dei conflitti. A Vienna, dal 1981 al 1987,
segue in ambito multilaterale le questioni del disarmo e della conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa, CSCE, nata nel 1973 con il cosiddetto processo di Helsinki. Sappiamo bene che Helsinki si terrà poi nel 75, ma il processo di Helsinki inizia appunto prima, e quindi anche la CSCE ha parte considerevole. Ed è proprio la CSCE che dal 1995 cambierà nome in Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa, cioè OSCE, come oggi si chiama, avrà un ruolo predominante nella carriera di Lamberto Zannier. Rientrato a Roma, continuerà a occuparsi di disarmo, dedicandosi soprattutto ai problemi legati alla riduzione degli armamenti nucleari. Il disarmo, prima ancora del perseguimento della pace, rappresenta un passaggio topico nel limitare la possibilità dello scoppio di un conflitto. La corsa agli armamenti aveva contraddistinto, sia pure a fasi alterne, ma con momenti costruttivi, come i vari trattati SALT I e II e START, gran parte della guerra fredda. Gli armamenti, nucleari e convenzionali, avevano segnato le nostre paure di gente di confine di fronte a quella cortina di ferro che da Stettino sul Baltico fino a Trieste era discesa sull'Europa, come ebbe a dire Winston Churchill in un celebre discorso pronunciato nel 1946 agli studenti del Westminster College a Fulton, nel Missouri. Il disarmo, il controllo degli armamenti, il ruolo della NATO in missioni di pace sul terreno e più in generale la cooperazione in ambito di sicurezza rimane una costante della vita professionale dell'ambasciatore Zannier, il quale nella prima metà degli anni 90 si dedicherà a questi temi anche presso la NATO a Bruxelles, in un momento critico per l'evoluzione del ruolo dell'Alleanza Atlantica. Ritornato a Vienna nel 1997 alla rappresentanza permanente italiana dell'OSCE, Zannier presiede il negoziato per l'adattamento del trattato sulle forze armate convenzionali in Europa, già firmato al summit di Parigi nel 1990, ma bisognoso di un aggiornamento alla luce della dissoluzione del patto di Varsavia. I negoziati culminano nella firma degli accordi da parte dei capi di Stato, della NATO, dei paesi dell'Europa centro-occidentale e delle repubbliche ex sovietiche allo storico vertice OSCE di Istanbul nel 1999. Dopo due anni all'ambasciata dell'AIA, dove si occupa ancora, ambasciata italiana dell'AIA, dove si occupa ancora di disarmo questa volta di armi chimiche, Zannier nel 2002 viene nominato direttore del Centro per la Prevenzione dei Conflitti dell'OSCE. In questo ruolo, fino al 2006, coordina 20 missioni sul campo con mandati di assistenza alla transizione democratica, ricostruzione istituzionale post-conflitto e risoluzione di conflitti, guidando oltre 3.000 esperti disseminati dal Caucaso, dai Balcani al Caucaso, dall'Europa orientale all'Asia centrale. Dopo una breve parentesi a Roma, nel 2008 il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon nomina Zannier suo rappresentante speciale e capo della missione ONU in Kosovo, con il grado di sottosegretario generale. Lamberto è, come si dice, sul campo. La sfida non è solo di concezione o di progetto negoziale, ma anche operativa, quotidiana, impegnativa per tre lunghi anni.
Nel 2011 il lungo impegno di Zannier nell'ambito della gestione dei conflitti viene coronato con la nomina a segretario generale dell'OSCE. È un momento critico per l'organizzazione che sta attraversando un periodo complesso. Zannier si impegna fortemente per infondere nuovo vigore alle strutture dell'OSCE, rivendicandone l'attualità e la flessibilità di utilizzo come strumento multilaterale per affrontare le minacce transnazionali sempre più inquietanti nell'area europea e perieuropea. La crisi ucraina mette l'OSCE di nuovo sotto i riflettori internazionali e dal marzo 2014 l'organizzazione riesce a dispiegare un'operazione sul campo in tempi di record, con una flessibilità tale da fare invidia a organizzazioni ben più strutturate e più ricche in termini di bilancio. Il contesto internazionale è molto cambiato rispetto ai tempi della caduta di Berlino, 1989, e della firma della Carta per la Nuova Europa, Parigi, 1990. I rigori della Guerra Fredda tornano a farsi sentire, sospinti da venti di guerra che spirano a partire dalle vicende di Crimea per continuare nel Donbass, riportando violentemente in primo piano una contrapposizione tra Russia e Occidente che eravamo felici di aver archiviato. In questa difficile contingenza internazionale, Zannier tiene il timone di un'organizzazione che rappresenta l'unico vero forum di dialogo e di confronto dialettico tra Nord Europa, Russia e lo spazio, Nord America, Europa, Russia e spazio post-sovietico. La rinnovata rilevanza dell'OSCE, tuttora per molti versi una conferenza istituzionalizzata, limitata nel suo agire da finanziamenti non sempre commensurati alle aspettative, ma guidata abilmente attraverso acque difficili da Zannier, viene riconosciuta la conferenza per la sicurezza tenutasi a Monaco l'8 febbraio 2015 con il conferimento del prestigioso Ewald von Kleist Award per i contributi e il conseguimento della pace e la risoluzione dei conflitti. Sarebbe ingenuo pensare che questo riconoscimento possa essere conferito a un'organizzazione a prescindere dal leader che la guida. Le organizzazioni, prima di tutto, sono fatte di uomini, contrariamente a quello che si pensa, antropomorfizzando le organizzazioni al di là del corretto, e da essi, cioè dai suoi leader, traggono forza e ispirazione. Dopo questo excursus professionale di Lamberto Zannier, lasciamo da parte gli incarichi e torniamo alla persona. Lamberto nasce come uomo di legge. Il diritto internazionale è la base della sua costruzione formativa. Tuttavia, gli incarichi che ha ricoperto gli hanno permesso di affinare progressivamente le sue competenze negoziali, privilegiando il dialogo e la mediazione come tecnica di gestione e risoluzione del conflitto. Su questo Lamberto Zannier ha scritto anche dei saggi molto belli, privilegiando come tecnica di intervento negoziale proprio la mediazione, che del negoziato fa parte, ma è una specificità. Zannier ha generosamente condiviso questo patrimonio di conoscenza ed esperienza con l'Università di Trieste attraverso importanti contributi in occasione di vari convegni e conferenze organizzati dal corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche. Alle personalità importanti che sono state insignite della laurea d'onore in Scienze Internazionali e Diplomatiche, oggi si aggiunge,
con orgoglio per l'Università di Trieste e per il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali l'ambasciatore Lamberto Zanier, segretario generale dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Grazie. In nome della legge, noi, Maurizio Fermeglia, professore ordinario di principi di ingegneria chimica, rettore magnifico dell'Università degli Studi di Trieste, visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, su delibera del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del 23 settembre 2015, vista l'approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, conferiamo a Lamberto Zanier la laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche, honoris causa, per il costante impegno nelle relazioni internazionali e per l'elevata professionalità finalizzata alla risoluzione dei conflitti e al perseguimento della pace. Congratulazioni e complimenti. Ringrazio prima di tutto il magnifico rettore Fermeglia, tutte le autorità, i professori, tutti voi in sala. Sono devo dire onorato, sono lusingato, sono commosso anche per questa cerimonia. Confesso che negli incarichi che svolgo attualmente o che ho svolto recentemente trovo molto più spesso interlocutori con lunghe liste di richieste, di pretese, di lamentele per cose che vorrebbero che io facessi e in realtà pochi complimenti per le cose che abbiamo fatto. Quindi devo dire è un piacere per una volta anche, devo dire, non so quanto abbia meritato tutte le cose, tutti i commenti che ho sentito stamattina, ma è stato anche un momento per riguardare indietro il mio stesso percorso professionale che parte qui da Trieste. E devo dire, io ho fatto una scelta un po' particolare, perché il primo ostacolo dello sviluppo della mia carriera professionale è stato l'ingresso al Ministero degli Esteri. Quel concorso è un concorso non facile. Sono riuscito, sono entrato in questo filone di attività della politica estera, ma a metà della carriera ho fatto una seconda scelta e ho deciso di uscire da un percorso che è più o meno prevedibile, con assegnazione di sedi, di incarichi sulla base di criteri che sono criteri interni al Ministero, e invece competere per posizioni internazionali. Tutte le posizioni che sono state menzionate sono tutte posizioni a concorso, a competizione, prove scritte orali o comunque competizioni internazionali dove ho dovuto cercare di prevalere. Ed è qui che vorrei tornare a Trieste, perché devo dire ho trovato in tutto questo periodo che una delle mie doti, uno dei miei atu è stata una solidissima preparazione professionale. Ed è stata la preparazione professionale che questa università mi ha dato. E quindi devo dire, sono contento anche di tornare qui e di dirlo anche di fronte ai dottori di ricerca che verranno proclamati oggi al Graduation Day, che sono anche per molti versi orgoglioso di tornare qui, ringraziare l'Università di Trieste per quello che mi ha dato, perché è stato quello un fattore fondamentale per il mio sviluppo professionale successivo. Ecco, vorrei parlarvi adesso delle cose su cui mi misuro quotidianamente, che sono i problemi della sicurezza in Europa, dalla prospettiva ovviamente dell'organizzazione per cui opero.
In una ventina di minuti non posso, come dire, non possiamo essere più troppo ambiziosi, ma cercherò così di dare alcune pennellate per darvi un quadro che temo non sarà troppo roseo, perché stiamo attraversando una fase di grande difficoltà. Credo nei quasi 40 anni in cui mi occupo di politica estera, direi che questo è il momento più difficile che ho visto. C'è un'accumulazione di sfide di vario tipo e devo dire che gli strumenti che abbiamo messo a punto nella comunità internazionale non sono interamente in grado di consentirci di operare effettivamente con efficacia per contrare queste sfide. Da un lato vediamo crescenti divisioni nella comunità internazionale, lo vediamo nei conflitti, prendiamo il conflitto in Siria, anche se è un conflitto su cui l'OSCE non opera direttamente, ma molti paesi dell'OSCE sono coinvolti in un modo o nell'altro. È un conflitto dove in realtà ci sono 5 o 6 agende e strategie diverse, con attori diversi che perseguono scopi diversi. E questo dà una chiara lettura delle difficoltà che abbiamo oggi ad avere, ad allineare i grandi attori internazionali per portare avanti delle strategie concordate, delle politiche coerenti. Dall'altro ci troviamo di fronte a una quantità di nuove minacce di natura globale o transnazionale. Dal terrorismo, lo vediamo in questi giorni, stamattina ancora leggevo di un'operazione antiterrorismo in Kazakhstan, ieri abbiamo visto Israele, il giorno prima Turchia, e ovviamente Parigi, eccetera. L'estremismo violento, la criminalità organizzata. La settimana prossima sarò a Vicenza per aprire un corso con i carabinieri, sarà il comandante dei carabinieri, sarà la Presidente della Camera verrà e lanceremo un corso per addestrare forze di sicurezza ai paesi dell'OSCE per renderle più efficaci nella lotta al traffico degli esseri umani, che è un tema estremamente importante, è un tema dove vediamo che alcuni paesi non sono attrezzati a sufficienza per operare in maniera efficace contro questo tipo di crimine. Ma poi lo stesso dibattito su rifugiati e migranti, che ci porta indietro ad analizzare quali sono le cause di questi, e tornerò poi su questo tema, e i problemi della povertà, i differenziali economici, l'impatto che questi hanno, le minacce informatiche, i traffici di droga e di armi, i cambiamenti climatici che cominciamo ad avvertire, che si avvertono in maniera sempre più concreta, ma che si avvertiranno molto di più in futuro e che affliggeranno le prossime generazioni. Sono tutti temi che, anche se non sembrano a prima vista immediatamente direttamente collegati al problema della sicurezza, in realtà hanno tutte implicazioni per la nostra sicurezza. Cominciamo allora un attimo con quello che chiamo il ritorno della geopolitica. Come notava il professor Gavassi, alla fine della guerra fredda si apriva una nuova fase piena di speranze, all'OSCE si cominciava a lavorare per creare una comunità. L'OSCE, sapete, è un'organizzazione, è la più grande organizzazione regionale di sicurezza, abbiamo 57 paesi membri e si estende dal Nord America fino a Vladivostok, fino alle sponde del Pacifico, quindi una concezione di Europa molto, molto ampia, una concezione in effetti essa stessa geopolitica di Europa. E si parlava della costruzione di una comunità di sicurezza all'interno dell'OSCE. Questo era un pochino l'obiettivo, cerchiamo di sviluppare una visione comune della nostra sicurezza. Quello che vediamo oggi invece è molto diverso. Vediamo linee di divisione che sono emerse in Europa, vediamo conflitto che è emerso nel cuore dell'Europa e che non ci aspettavamo di vedere. E in realtà avevamo segnali di quanto stesse o potesse accadere negli ultimi 15 anni. Ecco, nell'OSCE, per esempio, per molti anni, nel corso di tutti gli anni 90 fino al 2002, ogni anno questi 57, all'epoca erano 56, anzi prima anche meno, paesi hanno concordato ogni anno una dichiarazione politica comune. Dal 2002 non ci sono più riusciti.
nonostante gli sforzi delle successive presidenze, abbiamo un sistema di presidenza e rotazione, non c'è più, se voi guardate nel sito dell'OSCE, non troverete più una dichiarazione politica comune dopo il 2002, che è un segnale forte della incapacità dell'organizzazione di esprimere una visione comune sui problemi della sicurezza dell'ampia area che l'OSCE comprende. E abbiamo cominciato ad avere segnali sul terreno, alcuni conflitti che erano rimasti dalla fine della guerra fredda, prima di tutto i Balcani ovviamente, ma poi i conflitti nell'area post-sovietica, si sono rivelati conflitti intrattabili, un pochino le lamentele di cui parlavamo prima, in posti come l'Abkhazia, l'Ossetia del Sud, la Transnistria, il Nagorno-Karabakh. Questi conflitti continuavano, noi abbiamo cercato di congelarli, abbiamo messo in piedi dei meccanismi negoziali per cercare la risoluzione, ma in realtà non siamo mai riusciti a risolverli. E il problema, l'Ucraina l'ha mostrato, la crisi ucraina l'ha mostrato, il problema è un problema molto più profondo, è un problema intanto di disagio della Russia stessa rispetto agli assetti del dopoguerra fredda, ma l'altro problema ancora più complesso è stato l'evoluzione dei rapporti tra la Russia e diciamo l'universo che ruota un pochino attorno alla Russia e le istituzioni euroatlantiche e i processi di allargamento delle istituzioni euroatlantiche, che sono stati condotti in condizioni, come dire, di scarsa consultazione con la Russia. Né la NATO né l'Unione Europea hanno mai voluto dare droit de regard alla Russia rispetto alle loro attività, ai loro progetti e alle loro espansione, che la Russia ha visto come un'espansione potenzialmente minacciosa perché nella propria direzione. E quindi la Russia progressivamente ha visto il bisogno di crearsi una zona cuscinetto, se vogliamo chiamarla una sfera di influenza in qualche modo, sostenendo anche alcune delle parti coinvolte in questi conflitti congelati di cui parliamo. Questi problemi sono stati sottovalutati, ci sono altri problemi che purtroppo sono stati sottovalutati, alcune delle elezioni dei Balcani. Uno dei problemi che io stesso penso di aver identificato è quello delle frontiere. Nell'OSCE abbiamo questo principio fondamentale del riconoscimento della sovranità territoriale dei paesi e la garanzia dell'inviolabilità delle frontiere. Però quello che è successo all'inizio degli anni 90 è stata la trasformazione, da un giorno all'altro, di frontiere amministrative interne in confini internazionali. E in alcuni casi questo ha provocato delle distorsioni. E lo si è visto poi a posteriori. Io stesso, quando ero in Kosovo, ho visto che c'erano alcune municipalità serbe nel nord del Kosovo, a nord di Mitrovica, che creavano, erano per me gli interlocutori più difficili e che si rifiutavano di cooperare con le istituzioni kosovare, al di là della questione dell'indipendenza o meno del Kosovo, del riconoscimento. E c'è una storia dietro. La storia è che Tito, a suo tempo, all'inizio degli anni 60, aveva trasferito 3 municipalità interamente serbe della Serbia centrale, dalla Serbia centrale al Kosovo, per diluire un pochino la componente etnica albanese, eccetera. E quindi questo era, come dire, un giochino che poteva funzionare all'interno della logica nell'ex Jugoslavia. Però una volta internazionalizzato il problema, queste 3 municipalità hanno cominciato a reagire. Noi non vogliamo essere qui, non è questo il nostro spazio. Ma in realtà il principio invece del riconoscimento delle frontiere, sempre al di là della questione del riconoscimento del Kosovo in quanto tale, li ha in qualche modo bloccati. La Crimea è stato un po' un altro esempio di questo. Anche la Crimea è stata trasferita da Khrushchev negli anni 50 dalla Russia all'Ucraina. Questo trasferimento era avvenuto sulla base di logiche di potere interne all'Unione Sovietica. Nessuno in quegli anni pensava all'ipotesi che poi l'Ucraina potesse diventare indipendente. E ovviamente quando questo è successo, i russi si sono trovati una base militare per loro fondamentale a Sevastopoli, dove è basata la flotta russa del Mar Nero, la soluzione per quella sono stati contratti d'affitto, diciamo, a lungo termine con l'Ucraina. Ma dopo Maidan e dopo i cambiamenti
i cambiamenti all'interno dell'Ucraina, l'uscita di Yanukovych e una svolta a Kiev che Mosca ha visto come una svolta provocata dall'Occidente in realtà, e quindi una svolta dell'Ucraina in modo molto pro-occidentale, che ha creato problemi tra l'altro all'interno dell'Ucraina, che non è uno spazio monolitico e dove ci sono comunque tensioni interne che continuano ancora oggi a creare potenziali problemi. E questo ha portato immediatamente, ha creato un problema con la Crimea, un problema che si è risolto in questa maniera, così, con l'intervento di queste milizie non ben specificate, un referendum che nessuno ha riconosciuto e l'annessione da Mosca condannata da tutti. Un altro elemento di rafforzamento di queste divisioni, perché poi abbiamo visto cosa è successo nel Donbass, e un'altra pagina un pochino simile a quella della Crimea per molti versi, e che ha portato a ulteriori complicazioni nei rapporti tra l'Occidente e la Russia, con l'introduzione delle sanzioni, tra l'altro temi molto, molto attuali questi. Fra una settimana a Bruxelles dovranno discutere del prolungamento delle sanzioni, sarà un dibattito ancora una volta non facile, ma si parla di estensione per un altro anno, e questo avrà ovviamente impatti anche sui rapporti non solo politici ma anche economici e sul futuro della Russia. Io ero a Mosca un mese fa per una conferenza sulla sicurezza boicottata interamente dall'Occidente. E c'erano cinesi, c'erano paesi di altri continenti, ma gli europei si sono astenuti. E questa è la considerazione successiva. L'OSCE, la CSCE all'epoca, era sorta col principio di creare una piattaforma di dialogo tra nemici. C'erano la NATO e il Patto di Varsavia, poi una serie di... Oggi c'è crescentemente la percezione di forti contrapposizioni in Europa, ed è difficile trovare o ritrovare quel tavolo che ci consentiva di portare avanti un dialogo anche in condizioni difficili, anche in condizioni in cui le prospettive erano molto divergenti, gli obiettivi erano molto diversi. Questo è un elemento per me di grande preoccupazione. L'OSCE continua a trovare il suo spazio, come è stato notato anche negli interventi. Abbiamo una grossa operazione, oggi ho più di 1000 persone in Ucraina impegnate in questa missione di monitoraggio. Ieri ero a Berlino, il ministro Steinmeier ha la presidenza in esercizio dell'OSCE della Germania quest'anno, e lui notava che se l'OSCE non fosse sul terreno questo conflitto probabilmente si sarebbe allargato molto di più. Quindi aver inserito una presenza internazionale che include tutti i paesi dell'OSCE, questa è anche la forza del nostro strumento. Inizialmente l'Unione Europea voleva fare quell'operazione, ma si sono resi conto che i separatisti non gli avrebbero dato molto accesso. Quindi io ho molti monitors che vengono da paesi dell'Unione Europea, ma che con un cappello OSCE possono avere l'accesso e possono quindi svolgere un ruolo che con cappelli diversi non avrebbero potuto fare. Quindi c'è bisogno di piattaforme istituzionali neutrali. Come dico, però, il dialogo non procede come vorremmo vedere, e questo è una fonte di preoccupazione, anche perché una serie di meccanismi che sono stati creati nel periodo della Guerra Fredda, per esempio i meccanismi di disarmo, di costruzione di fiducia tra gli ambienti militari anche dei vari paesi, non funzionano più bene. Il rapporto è acrimonioso anche lì, si parla di riarmo. Ero di recente a Washington e il dibattito in America sulla necessità che gli europei investano di più nella difesa è un dibattito molto presente anche nella campagna elettorale. Quindi stiamo vedendo una serie di dinamiche che ci portano verso ulteriore confronto. La preparazione del summit della NATO a Varsavia all'inizio del prossimo mese potrebbe segnare un altro passo verso ulteriori confronti e quindi la creazione di un'atmosfera ancora più complicata. Mentre vediamo queste divisioni, quindi troviamo sempre più difficile creare uno spazio per il dialogo e per la risoluzione dei problemi, anche se questo, il dialogo in realtà
esiste per molti versi, e quello che vediamo all'OSCE con i russi, ci sediamo tutti i giorni attorno al tavolo a parlare di varie cose. Recentemente, anzi, abbiamo adottato una decisione in materia di sicurezza, cyber security, sicurezza cibernetica in italiano, e una decisione che è stato il coronamento del lavoro di un gruppo presieduto dall'ambasciatore americano, dove sedevano rappresentanti russi e dove hanno concordato sull'adozione di queste misure per creare la fiducia in caso di attacchi cibernetici. Questo è un segnale interessante, perché mostra che c'è uno spazio dove ancora si riesce a lavorare assieme, dove ancora gli interessi convergono, e il nostro obiettivo sarà quello di cercare di allargare questo spazio e ripartire da lì per ricostruire un pochino i rapporti. Il problema è che questo spazio è uno spazio dove le sfide si stanno allineando e si stanno aggiungendo l'una all'altra, e l'agenda sta diventando estremamente, estremamente complessa. E qui parlerò di un paio di temi. Uno è quello del terrorismo. Ovviamente ho fatto riferimento a tutti gli attentati che stiamo vedendo, e stiamo cominciando a chiederci, da un lato ovviamente ci sono tutta una serie di iniziative che prendiamo noi ed altri, abbiamo rafforzato la cooperazione. Io nell'OSCE ho un dipartimento di polizia, ho un dipartimento che si occupa di gestione delle frontiere, un altro che si occupa proprio di antiterrorismo e quindi cooperazione dei paesi e supporto alle politiche delle Nazioni Unite, e quindi cooperazione dei paesi per aiutarli a attuare politiche in linea con le risoluzioni prese e adottate in seno alle Nazioni Unite. Però il dibattito si va allargando al di là della cooperazione. Intanto la costruzione di partenariati, abbiamo adesso una joint venture, un'iniziativa comune con Interpol, per aprire uffici di Interpol presso una serie di paesi che non sono in grado, le cui strutture non sono in grado di utilizzare gli strumenti che Interpol in questo caso fornisce loro per mettere in campo politiche più efficaci per contrastare i rischi del terrorismo. E questo poi con una serie di un'ampia serie di organizzazioni. Ma quello che stiamo cominciando a guardare è anche cercare di capire meglio da dove vengono, quali siano le fonti di questo. E ovviamente questo ci porta molto lontano, perché intanto non c'è una minaccia terroristica comune, ma ci sono serie di problemi vari e diversi in diversi paesi. Ma ci sono alcuni filoni comuni. E uno di questi l'abbiamo ritrovato nel nostro dialogo con i partners mediterranei, che l'OSCE ha anche una serie di partenariati con paesi del Mediterraneo e paesi asiatici, e questo ci ha permesso di intavolare anche con loro un dibattito sui problemi del terrorismo, perché loro hanno grossi problemi di terrorismo al loro interno. E uno dei filoni su cui ci siamo intrattenuti è quello del terrorismo in matrice islamica. E abbiamo visto che in realtà uno dei grossi problemi sono gli sviluppi all'interno del mondo islamico. Lo vediamo in Europa, l'abbiamo visto nei Balcani, alcune delle mie operazioni nei Balcani ci stanno riferendo che l'Islam sta cambiando anche nei Balcani. Io ricordo quando ero in Kosovo, mi raccontavano i kosovari che loro celebravano il Natale, i kosovari musulmani. E alcuni di loro andavano alla chiesa cattolica, perché la notte di Natale per loro era parte di questa celebrazione, più pagana ovviamente, ma celebrazione di Natale. Ma questo denotava la grande tolleranza dell'Islam balcanico, se vogliamo, e simili cose le abbiamo viste in Bosnia. Quando ero in Kosovo ho anche visto nuove moschee che stavano venendo costruite, nuovissime, con finanziamenti che sembrava venissero dai paesi del Golfo, a quello che si diceva, e con centri islamici che sorgevano. La stessa cosa l'abbiamo vista poi in Bosnia. In Bosnia la settimana scorsa ho visto una visita ad alto livello di un alto funzionario dell'Arabia Saudita, che ha finanziato per 20 milioni la costruzione della biblioteca dell'Università di Sarajevo. Quindi ci sono investimenti e ci sono delle politiche che tendono a favorire un riorientamento dell'Islam in una direzione che potrebbe essere meno tollerante e che potrebbe creare problemi di stabilità all'interno della nostra società.
Questo in termini politically correct è molto difficile ovviamente da affrontare come problema, è un problema che va affrontato dai paesi islamici stessi, e quindi quello che dobbiamo fare è lavorare con le forze islamiche moderate per aiutarle ad affrontare, a trattare questo problema, ma dobbiamo farlo con decisione. E il problema è che noi invece tendiamo a dire è un problema non nostro, è difficile, non possiamo addentrarci in questo tipo di dossier. Per me è importante dare questo segnale di early warning, e quindi è comunque una tematica questa su cui si deve aprire con tutte le dovute cautele, ma si deve aprire una riflessione che coinvolga in prima linea i paesi che sono più direttamente interessati. E ovviamente guardando al terrorismo ci preoccupiamo anche di possibili aspetti di collegamento tra il terrorismo e il disarmo, perché il rischio di attacchi terroristici con l'uso di armi radiologiche, batteriologiche, chimiche, eccetera, potenzialmente esiste, e quindi stiamo rafforzando attraverso anche i nostri processi tutte le politiche nazionali di controllo sia dei materiali che dei precursori per la creazione di potenziali ordigni di questo tipo. Questi sono alcuni esempi. L'altro tema che volevo brevemente evocare è quello delle migrazioni, perché ovviamente è una cosa che sta avendo un impatto enorme. È un dibattito che è partito a fatica all'interno dell'OSCE, prima di tutto perché l'Unione Europea si opponeva ad avviare un dibattito all'interno dell'OSCE. Questo è un problema interno all'Unione Europea. Io stesso ho cercato di convincere l'Unione Europea che non parleremo di quote, cercheremo di guardare al di là e di riflettere un pochino su che cosa significa quello che vediamo oggi. Ma alla fine siamo riusciti a farlo partire creando, ecco, questa è stata un'altra mia iniziativa all'interno dell'OSCE. Le divisioni che abbiamo spesso ci bloccano, perché l'OSCE decide per consenso anche l'agenda delle riunioni, e quindi diventa sempre più difficile anche organizzare riunioni su temi nuovi, perché bisogna convincere tutti, e anche nel Consiglio permanente abbiamo due punti all'ordine del giorno del Consiglio sull'Ucraina. Un punto all'ordine del giorno sul quale parlano Stati Uniti, Unione Europea, Ucraina, e l'altro sul quale parla la Russia, perché non si sono messi d'accordo su un titolo comune su come definire il conflitto, e questo dà un pochino il senso della difficoltà che abbiamo ad andare avanti con questo principio del consenso. E allora io ho introdotto una nuova iniziativa che ho chiamato i Security Days. Vi ho detto: sapete che cosa? Organizzo io una conferenza, trovo sempre qualcuno che mi dà qualche fondo per organizzarla. E vi do il tema, il tema in questo caso è migrazioni e sicurezza, parliamo di questo, dell'impatto di migrazione e sicurezza. Ho cercato in giro, gli italiani sono offerti a ospitarla, siamo andati a Roma al Ministero degli Esteri a farla, e poi ho detto alla delegazione: io faccio questo, invito una serie di speakers, anzi se volete darmi uno speaker sono ben lieto di dargli di inserirlo nel programma, e poi chi vuole viene. E ovviamente erano tutti lì, tutte le delegazioni diventano il pubblico in questo caso, invece di essere, come dire, le parti di un negoziato. E allora lì c'era il presidente della Macedonia, che aveva una serie di cose da dire e ha voluto venirle a dire da noi, perché dice: gli europei non mi ascoltano, l'Unione Europea non mi ascolta, allora uso la cosa dell'OSCE per sparare su tutti, il che è benissimo, l'abbiamo lasciato fare. Abbiamo invitato uno dei padri dei Sustainable Development Goals, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, Jeff Sachs, che è intervenuto, con cui abbiamo avuto un dibattito molto bello. Poi UNHCR, l'Organizzazione per le Migrazioni, il Consiglio d'Europa, in realtà poi c'erano tutti. E questo dibattito ci ha aperto una finestra molto più ampia di quella che io stesso mi aspettavo, avviando una riflessione anche sulle cause profonde e sul significato di quello che vediamo oggi. Al di là del problema della crisi, dei rifugiati, della Siria, eccetera, ma quello che vediamo è prima di tutto un cambiamento, un ribaltamento delle tendenze demografiche, che sta dietro a tutto questo. Alcune ricerche che ho fatto io, sono andato a vedere un pochino, per esempio, i rapporti tra Europa e Africa. Negli anni 50, quando sono nato io, l'Europa era il doppio dell'Africa in termini di popolazione, 600 milioni contro 250.
Oggi l'Europa è vicino a 700 e l'Africa è 1 miliardo e 250 milioni, quindi totale ribaltamento. E quindi uno guarda questo in termini meteorologici, il vento soffia dall'altra parte in un certo senso. Quindi c'è già una dinamica al di sotto di quello che vediamo che mostra che le cose sono cambiate, che le pressioni sono cambiate. E quindi questo richiederà politiche di lungo termine che tengano conto di queste tendenze in termini proprio di politiche di sviluppo sostenibile. Cambiamenti climatici. I giordani mi raccontavano che i primi immigrati o i primi rifugiati che venivano dalla Siria venivano a causa del processo di desertificazione in Siria. Erano rifugiati in realtà economici all'inizio, poi il conflitto ha cominciato a creare maggiore urgenza alla crisi. Però si cominciano a vedere già i primi effetti dell'impatto dei cambiamenti climatici. I traffici, il traffico di esseri umani di cui parlavamo e le reti criminali sono un altro fattore di pressione sui movimenti migratori e quindi lì ci deve essere un'azione determinata alla comunità internazionale a combattere queste reti di trafficanti di esseri umani. Che hanno scoperto che il traffico di esseri umani è molto più lucrativo di traffici in molte altre aree e quindi stanno investendo, alcuni anche importando agende politiche in questo, e questo è molto, molto preoccupante come considerazione e va ben compresa. Ovviamente la governance economica, lo sviluppo economico rimane comunque un fattore fondamentale, un fattore chiave e quindi investire di più e ripensare alla nostra cooperazione di sviluppo per creare migliori condizioni di sviluppo nei paesi da cui i flussi partono è essenziale. Uno dei problemi che sono stati identificati è che stiamo trattando il problema dei migranti e dei rifugiati essenzialmente in chiave umanitaria, con i soli strumenti umanitari, mentre in realtà occorrono politiche molto più articolate, che includano anche la componente di sicurezza, senza voler in qualche modo connotare il problema delle migrazioni come un problema di sicurezza, certamente non lo è, e certamente è un problema umanitario prima di tutto, ma affrontarlo solo in chiave umanitaria in realtà non porterà a nulla. Quindi questo è un dibattito che va in qualche modo portato avanti. Una difficoltà anche che abbiamo visto è che i governi, anche perché sono divisi e perché hanno delle politiche diverse, non c'è una comunicazione efficace attorno a questi temi e questo aggrava il problema. Poi c'è l'impatto all'interno delle nostre popolazioni, questa è un'altra cosa che stiamo analizzando. I foreign fighters che sono partiti dalle grandi città della Gran Bretagna, dalla Francia, dall'Italia, dal Caucaso, dall'Asia centrale, c'è il problema, in parte il problema di cui parlavamo prima, di una radicalizzazione all'interno del mondo islamico, ma c'è un grosso problema di marginalizzazione di queste comunità all'interno delle nostre società. E quindi è bene riflettere, il prossimo Security Day lo farò fra un paio di mesi a Vienna, se qualcuno è interessato a venire vi invito volentieri, lo faremo con sindaci di grandi città, forse il sindaco di Trieste è interessato a partecipare, possiamo anche considerare di invitarlo. Per confrontare esperienze nella gestione di vari problemi, tra cui quello legato ai flussi migratori, l'impatto, quali sono le lesson learned, quali sono gli errori che sono stati fatti e che andranno evitati in futuro. Dobbiamo cominciare a lavorare a livelli diversi, non possiamo lasciare questi dibattiti solo a livello governativo, perché ecco la diplomazia un pochino dove entra, la diplomazia deve cominciare a operare in maniera diversa. Bisogna orientarsi verso interlocutori diversi, aprirsi di più alla società civile. Il rapporto tra cancellerie è un rapporto che alla fine diventa abbastanza sterile. Dobbiamo cominciare ad operare con come dire, le grandi forze anche dell'economia, il corporate world e il settore dell'economia. Dobbiamo, e questo l'abbiamo già fatto, ingaggiare di più la comunità accademica e della ricerca, lavorando con le università. Un forte accento sull'educazione è fondamentale ed esce sempre in questi dibattiti. Occorre investire di più sull'educazione, rivolgendosi però anche ai migranti. È importante, spesso noi guardiamo anche
al problema dei migranti in termini di impatto dei migranti sulla nostra popolazione, eccetera. Bisogna anche cercare di istruire loro, perché in fondo sono ospiti nella loro società, devono anche capire bene dove si inseriscono e quali sono le limitazioni. E anche per questo è una nostra responsabilità aiutarli a educarli. In alcuni paesi mi dicono che i figli dei migranti vengono messi a scuola immediatamente, appena arrivano. E forse questo è un settore in cui su cui bisogna insistere di più, e questo è solo quello dei figli, è solo un aspetto ovviamente. Quindi questa è una serie di sfide queste sono solo alcune, ovviamente non ho parlato di cambiamenti climatici o di una serie di altri temi. Una considerazione conclusiva tornando all'OSCE. Al tempo della firma dell'atto finale Helsinki nel 75 c'erano divisioni profonde, c'era un rischio molto reale di fallimento, la CSCE è partita un pochino a rilento, ma è partita, ma i leader all'epoca trovarono il coraggio di collaborare per sviluppare una visione comune e creare le fondamenta di un sistema di sicurezza che ha retto per molti anni, ma che adesso sta cominciando a vacillare. Abbiamo bisogno oggi dello stesso tipo di visione di lungo termine. Troppo spesso vediamo politiche di breve termine, focalizzate sulle prossime elezioni, su problemi locali. Abbiamo bisogno di una leadership che sia più lungimirante, che abbia il coraggio di guardare le sfide di lungo termine e di mettere sull'agenda anche temi che possono essere difficili da trattare, non necessariamente popolari, ma che se la soluzione viene rinviata, diventeranno ancora più intrattabili domani. E quindi su questa riflessione vi lascio il ruolo che le università possono svolgere in questo, come centri di, prima di tutto, di analisi e approfondimento, ma anche poi in qualche modo di promozione di idee e di stimolo per dibattiti su temi fondamentali come quelli di cui stiamo parlando, mi sembra importantissimo. E quindi chiedo scusa se ho approfittato un po' di questa occasione anche per passare questo messaggio che a me sembra molto importante. Ancora una volta grazie a tutti. Io ringrazio veramente di cuore il neo bidottore perché si è inserito molto molto bene nelle strategie che il sistema universitario regionale e questa università in particolare stanno attuando e attueranno nei prossimi anni. Mi sembrava proprio di sentire i discorsi che abbiamo fatto con la Presidente Seracchiani di recente, ma che abbiamo fatto all'interno dei nostri dibattiti sull'importanza del ruolo che l'università dovrà avere in questa Europa in primis, ma se l'Europa sarà stabile, se l'Europa sarà un interlocutore forte sia diplomaticamente che politicamente che economicamente, allora anche tutto il resto del Mediterraneo e anche, perché no, il resto di questa parte del mondo ne trarrà giovamento. E le tematiche che sono state toccate mi piacciono particolarmente, Sara lo sa, gli altri miei colleghi lo sanno, quando si parla di cambiamenti climatici, quando si parla di migrazione, il legame tra le due è assolutamente fondamentale e rilevante. Non credo che tutti l'abbiano percepito, perché il pensiero comune è che la migrazione è dovuta a guerre che ci sono e che però domani non ci saranno più. Mi è molto piaciuto quel passaggio che dice che in realtà la guerra in Siria è iniziata proprio per un problema di desertificazione. Io continuo a dirlo, io spero che queste 200 persone che sono qui oggi con noi lo diranno mentre usciranno da qua e continueranno a dirlo. Questi problemi noi li avremo per i prossimi 20-30 anni. E come ho già detto anche prima, rivolgendomi ai dottori, ma adesso mi rivolgo a tutti, questi sono problemi talmente grossi che non sono risolubili né da un giurista, scusami Sara, né da un scienziato politico, né da un ingegnere, né da un medico. È tutto un insieme di elementi che lo faranno
forse riusciranno ad affrontarlo e sperabilmente risolverlo se vogliamo arrivare intieri nel 2030, perché se no arriveremo nel 2030 ma probabilmente a pezzi. Mi rivolgo adesso invece ai dottori di ricerca, a voi ragazze, a voi ragazzi. Non è una proclamazione ufficiale questa, voi la proclamazione ufficiale ce l'avete già avuta. Ritorniamo nel clima di festa con il quale abbiamo iniziato questa giornata, ben lieti di aver anche sentito parlare di problemi. E torno a rivolgermi a voi per dirvi quello che vi ho già detto. Il futuro è vostro, è tutto vostro. Noi vi abbiamo dato tutto quello che potevamo darvi. Vi abbiamo messo in condizioni di lavorare, di operare al meglio per migliorare alcune delle situazioni che abbiamo sentito oggi, tante altre, ognuno nel vostro settore, dalla fisica alla biologia, alla letteratura, alle scienze politiche. Ci aspettiamo qualcosa da voi però, ragazze, ragazzi. Ritornateci qualcosa, ritornateci la possibilità di vivere in un mondo di pace, ritornateci la possibilità di poterci confrontare con un'Europa che non costruisce muri, che non mette fili spinati. Tutti noi, io per primo, ma immagino, spero di poter parlare a nome di tutti i miei colleghi, ci aspettiamo questo da voi, che lo facciate a Trieste, che lo facciate in Friuli Venezia Giulia, che lo facciate in Europa, che lo facciate nel mondo. Ricordatevi sempre che le vostre origini sono qui, quindi girate, andate per il mondo, siate curiosi, portate la cultura, portate la curiosità in giro per il mondo, ricordandovi che poi magari un giorno potrete ritornare qui, come ha fatto il nostro laureato honoris causa di oggi, il dottor Zanier. Non dimenticatevi di sognare. Torno al discorso che ho fatto prima. Volevo chiudere questa bellissima giornata con una affermazione di Eleanor Roosevelt che dice: il futuro appartiene a coloro che credono alla bellezza dei loro sogni. Cercate di ricordarvela questa frase e accompagnatela, portatela con voi in giro per il mondo e ricordatevi di quello che l'Università di Trieste e questa regione vi ha dato. A questo punto, se ce la facciamo, lanciamo il tocco e questa è la proclamazione. Tanti auguri a tutti.